dal gruppo di colleghi, lavoro in Ascom, sono la responsabile del dipartimento di pianificazione e politicamente la mia esperienza parte nel 2006 con il mondo delle associazioni e ho contribuito con l'associazione del Partito Democratico alla nascita del PD e ho ricoperto vari ruoli, l'unico in particolare che si mi sta a cuore, sono stata responsabile dei diritti dei migranti del PD di Bologna e con quel ruolo ho organizzato la prima festa nazionale dei diritti insieme a Sonia Mamarella che sta arrivando, ad Antonio Mummo e a tanti di voi, che è stata un'esperienza secondo me molto molto bella per noi ma anche per il nostro partito, perché per una volta il partito è riuscito a parlare di diritti in maniera secondo me avanzate senza litigare e guardando veramente a, insomma, a costruire un paese più civile e più moderno. Poi sono stata in provincia come consigliera provinciale, candidata in un collegio che non doveva eleggere, ma che poi alla fine per la terza volta nella storia ha eletto, per cui ho avuto la possibilità di fare questa esperienza importantissima in consiglio provinciale, continuando a lavorare e a martirizzare quanti lavorano con me tutti i giorni e sono stata appunto vice capogruppo del PD e ho seguito in provincia alcune tematiche in maniera particolare, il lavoro, e i trasporti, il tema dei diritti ovviamente del welfare. Allora, perché mi candido? Allora, la domanda è difficile perché in questo periodo molti di noi sono in difficoltà perché l'atmosfera, il clima del partito non è così sereno, perché ci sono molte contrapposizioni e troppo spesso non si sta al merito delle questioni. Io mi candido per questo, perché vorrei portare in regione prima di tutto un modo di vivere la politica, di intendere la politica. Secondo me la politica è prima di tutto studio, impegno, perché non ci si improvvisa in politica, per fare amministrazione bisogna studiare, impegnarsi, cercare di capire i problemi e di costruire le soluzioni concrete che aiutino veramente i cittadini a vivere meglio nel nostro territorio, nella nostra società. Poi bisogna avere coraggio, da qui adesso mi spiego anche lo slogan che ho scelto per questa campagna, il coraggio di cambiare le cose che non ci piacciono e che non funzionano, perché troppo spesso quando si arriva a ricoprire certi ruoli ci si abitua, ci si adatta, invece secondo me è importante sempre continuare a lottare per cambiare, perché solo così si può crescere. E l'ultima caratteristica che secondo me è importante è la libertà che può venire solo dall'avere un proprio lavoro autonomo dalla politica. E quindi io credo che questa sia veramente la chiave di un modo di intendere la politica che non è un lavoro a tempo pieno, una professione. Si fa politica come impegno, al di fuori del proprio lavoro e con grazie al proprio lavoro uno può conoscere la realtà perché vive i problemi sulla propria pelle e soprattutto può tenere sempre la schiena dritta e affrontare veramente in maniera coraggiosa e libera tutte le sfide che uno si deve trovare ad affrontare quando ricopre un ruolo nell'amministrazione e politica. E questo è appunto lo stile e la ragione per cui vorrei appunto essere eletta in consiglio regionale per portare appunto questo modo di intendere la politica. Poi ci sono i temi, vi ho detto già alcuni temi di cui mi sono occupata in questi anni, questa campagna l'ha imposto sostanzialmente su tre temi in maniera particolare. Questi tre temi, con le tre proposte, ovviamente stanno nell'ambito di un'idea di regione. Poi io credo, come abbiamo discusso anche con Antonio, che fosse giusto che ciascun consigliere presentasse tre proposte concrete, finanziabili con fondi europei, perché bisogna poterle poi fare, perché se non ci sono i fondi parliamo di nulla, tre proposte su cui ciascun di noi si impegna nei prossimi 5 anni qualora riesca a essere eletto. La prima proposta riguarda il tema del lavoro, non poteva che essere così vista la situazione nella quale ci troviamo. Prima di tutto un filone è il tema dei centri per l'impiego e tutte le politiche attive per il lavoro. Voi sapete bene che i centri per l'impiego sono stati gestiti finora dalle province, le province oggi ci sono ancora perché non sono state abolite, sono ancora lì però sono enti di secondo livello e quindi bisogna capire come andiamo a riorganizzare tutti questi servizi per renderli anche più efficienti e più incapaci di dare delle risposte, perché finora le risposte purtroppo per mille ragioni non sono state così efficienti. E io credo che tutto il tema delle politiche attive per il lavoro e dei centri per l'impiego deve essere gestito a livello regionale con una banca regionale del lavoro che si occupi appunto di avere una visione che vada da Piacenza fino a Rimini e che strutturi in maniera forte questi servizi. Ma poi c'è un secondo filone che secondo me è ancora più importante, che è quello che grazie a cui possiamo creare nuova occupazione e nuova occupazione di qualità, ed è il collegamento tra l'università, il mondo della ricerca e le imprese.
è un collegamento di cui si parla tantissimo, ma che finora non è ancora stato costruito in maniera solida. Ci sono vari progetti, c'è cioè il Garanzia Giovani, che è un progetto finanziato dall'Unione Europea, che dovrebbe dare ad ogni ragazzo un'opportunità, ad ogni ragazzo sotto i 29 anni un'opportunità di stage, di tirocinio, formativa, di lavoro, di inserimento, che esiste, è finanziato, ma che adesso non sta dando ancora risposta ai 22.000 ragazzi che in questa regione si sono iscritti, perché purtroppo manca il collegamento forte con il mondo delle imprese. Poi ci sono i tecnopoli, c'è il mondo della ricerca, potrei andare avanti delle ore. Tutti quegli strumenti, la sperimentazione, la valorizzazione delle scuole tecnico-professionali, per esempio, tutti questi temi su cui la regione vuole lavorare e sta lavorando, si bloccano tutti nel momento in cui si deve cercare il collegamento con le imprese. Allora l'idea è quella di creare veramente una rete formalizzata e solida di aziende del nostro territorio che decidono di lavorare insieme all'università e agli enti di ricerca, ma non solo perché, come la Ducati, la Lamborghini, per il suo progetto per esempio degli Aldini Valeriani, degli Aldini, si mette a disposizione per responsabilità sociale. No, le aziende devono sapere che lì trovano una risposta ai loro problemi, perché anche le grandi aziende hanno dei problemi nel fare ricerca e sviluppo al loro interno. Quindi noi dobbiamo riuscire a dare delle soluzioni e le aziende devono trovarlo conveniente quel fondo lì. C'è un secondo tema che è il tema della sostenibilità della vita. Io credo che nella nostra regione possiamo fare tanto sul tema della sostenibilità della vita, della qualità della vita di persone e di coppie. Non è solo un tema femminile di politiche di genere, perché noi culturalmente dobbiamo andare oltre questo aspetto, perché è vero che finora il lavoro di cura sta al 90% sulle spalle delle donne, però noi non possiamo pensare di dare una risposta solo rivolgendola al tema donne, perché noi culturalmente dobbiamo fare un passo in avanti. Come succede in Europa, il lavoro di cura è sempre un po' di più sulle spalle delle donne, ma è molto più distribuito anche sugli uomini. Se noi vogliamo fare un lavoro culturale su questo fronte, secondo me noi dobbiamo prima di tutto rivolgerci a tutte le persone e anche alle coppie, quindi trasversalmente uomini e donne, e dobbiamo pensare a un sistema che consenta a uomini e a donne di vivere in maniera più serena la propria vita. Allora noi abbiamo, qui c'è Teresa Mardocchi che è assessore regionale al welfare e che ha fatto un lavoro brillante sul tema degli asili nido e di tutto il welfare, ne ho discusso anche con lei prima. Comunque io credo che sia fondamentale fare una legge quadro che tenga insieme proprio in una strategia unica, armonica, tutto ciò che va dagli asili nido, dai servizi per la cura fino alle politiche che si chiamano family friendly, che sono quelle politiche, una diversa organizzazione delle forme di lavoro. Che significa? Che come succede in Europa, anche noi possiamo incentivare, possiamo fare con i fondi europei, il Fondo Sociale Europeo, possiamo incentivare una modalità di lavoro più flessibile, per cui le persone possono essere libere di avere una certa flessibilità in ingresso, nel orario di ingresso e uscita. Noi in Africa per esempio ce l'abbiamo, in altre aziende non c'è. Dobbiamo incentivare il part-time, perché per le aziende non è conveniente dare il part-time, infatti molto spesso non viene dato il part-time, e quando viene dato diventa controproducente per le carriere delle donne, e quindi perché in Italia sono le donne quelle che chiedono il part-time. E anche qui noi dobbiamo spingere molto di più, perché in Olanda, dove il part-time viene dato molto più frequentemente, il 25% delle persone che chiedono l'accesso al part-time sono uomini, e quindi vuol dire che anche culturalmente noi possiamo andare in una direzione di quel tipo. Poi c'è il tema per esempio della Tetra Pak. La Tetra Pak è un'azienda che ha deciso di investire, è un'eccellenza, ha deciso di investire per esempio sul telelavoro, quindi il 20% dell'orario settimanale di lavoro le persone lo possono svolgere fuori dall'azienda, il che non vuol dire che si riduce l'efficienza, anzi l'efficienza si aumenta perché le persone sono più serene, perché sanno di potersi gestire, possono uscire perché hanno un bambino piccolo, un anziano da curare, possono gestire perché hanno la propria vita al di fuori, la vita sociale, la vita privata, che al di là di farvi avere figli o genitori a curare, che ha la stessa importanza di quella lavorativa. Quindi secondo me noi dobbiamo dare degli strumenti, anche come dicevo, finanziati con fondi europei, dobbiamo dare degli strumenti che consentano alle persone di tenere in equilibrio tutte le sfere della vita, professionale, privata e sociale. Ultima proposta riguarda il tema della mobilità, non poteva che essere questo, visto che insomma, vengo da quel mondo, lavoro in questo mondo.
Il tema della mobilità, dobbiamo investire sul trasporto pubblico locale, sulla mobilità multimodale, lo dobbiamo fare secondo me rivedendo il modello di esercizio ferroviario, quindi pensando all'integrazione tra il servizio regionale e quello, il servizio ferroviario metropolitano, portando il servizio ferroviario metropolitano a un cadenzamento sotto la mezz'ora, perché questo è fondamentale per avere un servizio efficiente. E poi cioè io la proposta che faccio riguarda la multimodalità, noi dobbiamo spingere moltissimo sulla multimodalità perché oggi troppo spesso non vengono utilizzati i servizi che ci sono perché per esempio non c'è l'autobus che ti porta fino alla stazione o non ci sono le biciclette o le macchine con i vari servizi, car sharing, carpooling e quant'altro. Allora la proposta è quella di una piattaforma digitale integrata che può essere finanziata, c'è un progetto specifico europeo. Una piattaforma digitale che tenga insieme la pianificazione multimodale dei viaggi con il sistema di gestione e di monitoraggio del traffico e della mobilità. Detto in altre parole, ogni persona, ogni pendolare, ogni cittadino può tramite un'applicazione sullo smartphone piuttosto che le colonnine informative può pianificarsi un viaggio multimodale con vari mezzi, autobus, bicicletta, treno e quant'altro da casa sua fino al luogo di lavoro per esempio, ma avendo in tempo reale informazioni sui tempi di attesa, sui ritardi, potendo prenotare e pagare direttamente la propria applicazione. Adesso queste sono alcune idee che io ho lanciato per questa campagna, tra l'altro cose costruendole insieme a voi, insieme a molti di voi, penso che ci siano molti altri temi da affrontare, per cui alcuni prima me ne stavano già anticipando alcuni. Penso che in questa campagna abbiamo tutto il tempo per costruire insieme delle proposte, poi speriamo di avere il tempo anche dopo il 23 novembre per portarle avanti in Consiglio regionale. Quello che vi posso dire è che io questa campagna la imposto in questo modo. Sarà una campagna che io faccio in mezzo alle persone, vi chiedo di darmi una mano a farmi conoscere perché ovviamente io ho un mese di tempo per farmi conoscere, per fare campagna elettorale, per cui ogni possibilità di incontro, di presentazione, ma che può essere veramente anche con tre amici al bar la mattina a far colazione per poter appunto rispondere a qualche domanda, per me è un'occasione fondamentale per farmi conoscere. Per cui se voi siete qua mi auguro che sia per darmi una mano in questa campagna elettorale, molti di voi daranno una mano anche ad Antonio Muro con cui io condivido questo percorso, questa avventura, per cui chi di voi vorrà, insomma, per me l'invito è a sostenere entrambi, a sostenere anche Antonio, a cui potete fare tutte le domande che volete subito dopo. Noi allora qui c'è Elisa che mi dà una mano, c'è la Sonia dovrebbe essere arrivata e là in fondo c'è Valerio, Giuseppe, Nicola, sono una serie di persone che ci danno una mano e che fanno parte della Vannini Community, che è la sorpresa che mi hanno fatto e che vabbè, mi ha fatto morire da ridere quando l'ho vista. Se voi andate sul sito internet danielavannini.it, lo vedete già lì, attorno a quella parete, ci sono i profili delle persone che mi stanno dando una mano in maniera più fattiva, più organizzativa in questa campagna. Chiunque di voi voglia entrare a far parte della grande famiglia dei Vannini, questa è l'occasione, per cui è proprio è una cosa molto simpatica, spiritosa, per far girare un pochino la nostra campagna. Qui c'è già del materiale, qui voi pensate se a qualunque occasione per farmi conoscere, per portarmi in giro a rispondere alle domande e direi qualcos'altro da chiedere. Ah esatto, ecco, mi dicevo prima di Antonio, la possibilità che in questa occasione si vota il 23 novembre, si può votare, si vota per il Presidente della Regione che è Stefano Bonaccini, il nostro candidato, ci sono 11 persone in lista, si può votare per la prima volta un uomo e una donna, per cui l'invito è informarvi, a leggere i vari profili, insomma, e se si volete dare una mano a esprimere le due preferenze, appunto quello di un uomo e quello di una donna. Potete votare ovviamente anche su un uomo o su una donna, se votate due uomini e due donne la seconda preferenza è annullata, per cui insomma direi che vi consiglio caldamente di fare un voto di genere. Tutto questo, poi io direi nient'altro, sui tavoli avete la possibilità di lasciarvi la vostra mail così in maniera che vi possa tenervi informati di quello che facciamo da qui a un mese. Il materiale, ci sarà un'occasione per darlo, è già sul tavolino all'uscita. Voi pensate ai vostri parenti, ai vostri amici vicini di casa, le persone con più età, potete darlo. Questa è un'occasione per me importante, credo che ci siano, onestamente ve lo dico in maniera molto, molto sincera, io credo che ci sia veramente la possibilità di farcela, di entrare in regione. Chiaramente ci vogliono 5-6 mila preferenze, abbiamo stimato, vuol dire 5-6 mila persone che scrivono il nostro cognome sulla scheda elettorale, quindi non è uno scherzo.
però gli spazi ci sono e la risposta vedo che è molto positiva, per cui veramente quello che vi chiedo è dateci una mano in questa avventura e penso che sarà una bella avventura, possiamo scrivere veramente una bella pagina tutti insieme. Grazie mille. Thank you.